non ho fatto a momenti in tempo a dirlo. Devo iniziare a mettere gli audio che mi scambio con i miei amici, i ragazzi, con le persone con cui alla fine ho condiviso lo stadio, ho condiviso l'Inter. Non ho fatto in tempo a dirlo. Che mi ritrovo la notizia del Corriere della Sera, che ovviamente butta merda sopra di noi. Io dopo Inter-Genova dissi: attenzione ragazzi, perché adesso abbiamo 14 partite in cui dobbiamo giocare contro la squadra avversaria, che sfidiamo, chiunque essa sia, arbitri, stampa e favori agli altri. Questo perché? Perché è una storia che è vecchia come il calcio, purtroppo, come il calcio in Italia. Io sono cresciuto in queste... in questa untura, in questa schifezza. Non cambierà mai. Certe cose non cambiano mai, ragazzi. L'Inter viene attaccata. Proprio la giornata in cui va a consolidare il primato in classifica, l'Inter viene subito attaccata. A sto giro che cos'è che criticano? Il nostro giocatore migliore, ovviamente. Questo per cosa? Per destabilizzare l'ambiente. Tra i fattori che abbiamo contro, mi sono anche dimenticato della società completamente assente. Questo per dire anche che l'Inter, oltre al fatto che viene spesso e volentieri massacrata, ha maggior ragione se si trova in testa alla classifica, perché siete matti? Siete pazzi? L'Inter in testa alla classifica, bisogna fare qualcosa. È così che ragiona il sistema. È esattamente in questi termini che ragiona il sistema. E quindi il Corriere della Sera si mette a scrivere certe cose. Dobbiamo pagare Lukaku. Dobbiamo allo United o almeno screenare Lautaro come se fossero, non lo so, dei Primavera, capito? Una roba vergognosa. Io lo dico soprattutto, sia ma non so chi cazzo guarda i miei video, sinceramente. Ho fatto 50 iscritti, sono contento. Soprattutto credo per il video di Chimica, in realtà, non tanto per l'Inter, però chi mi segue, anche quelle 10 persone che guardano i miei video per l'Inter, mi rivolgo ai ragazzi più giovani. Non mollate mai di un centimetro, perché per tifare questa squadra bisogna avere veramente il fegato fatto di ferro, anzi di acciaio inox. Ragazzi, perché queste cose non è la prima volta che capitano e non sarà l'ultima. Quindi, noi adesso abbiamo 14 partite, aspettiamoci di tutto. Io in questi audio che inizierò a mettere a questo punto su questo canale, perché sennò parlo sempre con il senno di poi, sembra che parlo col senno di poi, ma io l'ho già prevista sta cosa, l'avevo prevista al 1° di marzo. Ho detto, da oggi inizia un altro campionato per noi. Un campionato strano, particolare, dobbiamo essere più forti di tutto, di qualsiasi cosa. Con questa forma fisica, con queste idee di gioco, possono farci tutto, tutto, e andiamo dritti verso l'obiettivo così. Non abbiamo fatto niente, ragazzi, dobbiamo stare tranquilli, ma d'altronde è una storia, ripeto, vecchissima. Se non sei Milano-Juventus, dai fastidio se vinci il campionato, quindi mi rivolgo anche alle altre squadre, oltre all'Inter, che hanno mai vinto qualcosa, qualche scudetto. Milan, televisioni e politica. Juventus, tessuto socio-economico italiano. Di conseguenza, diciamo, i calcoli li fai in fretta. Devo aggiungere altro? No, vi devo spiegare una storia veramente vecchia, ma vecchia? Non è il caso, non sono neanche la persona adatta, credo, no? Quindi, ragazzi, l'Inter prima in classifica, i rumori dei nemici, no? Qualcuno ci pigliava per pazzi. Siete pa, siete dei piangina, gli arbitri rompete il cazzo, pensate di avere tutti contro, no? Ci pigliavano per pazzi prima, ci pigliavano per pazzi prima del 2006, no? Qualcuno che andava a lamentare, quelli che andavano a lamentare certi episodi arbitrali, certe situazioni negli anni addietro, venivano scaricati perché andavano contro le pressioni che venivano fatte su certi giornalai, su certe televisioni. Se volevi tirar fuori certe cose scomode, ti sfanculavano.
Ah, e poi però è uscita Calciopoli, capito? Cioè, non eravamo noi dei pazzi scatenati, no? Io mi sentivo dire non vince. Io sono cresciuto con non vincete mai, non vincete mai. Interista diventi pazzo, sono 20 anni che non vinci un cazzo. Ho vissuto, seppur da ragazzi molto piccolo, ero forse in quarto o quinta elementare il 5 maggio. Ragazzini che hanno cambiato squadra. Cose veramente vomitevoli. Potrei star qua a parlare per ore di quel periodo lì, dove iniziavi ad appassionarti al calcio e già capivi il marcio che ci stava attorno, però essendo che è lo sport più bello del mondo e soprattutto quando hai la tua squadra da tifare, dove devi alzare gli scudi per lei, sempre, allora lo fai, dipende che tipo di persona sei, per essere interista serve coraggio ragazzi, non è una cosa che dico a caso, ripeto. Interista diventi pazzo, sono 20 anni che non vinci un cazzo, ma cambia squadra, ti venivano a dire, no? Sì, cambia squadra. Veramente, stiamo facendo qualcosa di straordinario, credo che il mister stia facendo qualcosa di straordinario. Io ho fatto un video sulla mia valutazione del campionato aggiornata a inizio dicembre, dove andavo a criticare la squadra, erano comunque delle critiche, penso, costruttive. Un po' su tutto per un ambiente, una squadra che faceva fatica. Poi, attenzione, cosa succede? Che a gennaio io non ho fatto più video a riguardo, però poi che cosa viene fuori? A gennaio l'Inter in vendita e il mister che sapeva tutto, tutto da Villa Bellini da agosto, il giorno dopo della finale di Coppa UEFA, i cinesi. E non aggiungo altri aggettivi, sono andati da Conte e gli hanno detto: sai che cosa c'è? Io l'anno prossimo vendo la squadra e tu ti attacchi al cazzo. Veramente vengono dette delle cose a Conte ingiuste, soprattutto è venuta fuori questa notizia troppo tardi, secondo me. Perché non si capiva la squadra, la gestione, cosa c'era che non andava. E alla fine il pesce puzza sempre dalla capoccia. Sempre, sempre ragazzi. È venuta a galla la situazione reale. E il fatto che noi adesso siamo qua con una squadra coi controcazzi a giocarci lo scudetto, primi in classifica, attaccati da tutti. È merito solo di Conte che ha creato un ambiente con il cemento armato e queste cose ci rimbalzeranno addosso. Attenzione, nulla è stato fatto. La concentrazione andrà tenuta al 120% per 14 partite. Delle rabbate ci saranno, sicuro, delle zanzate, come dice Fabio Bergomi, no? Ci saranno di sicuro. E non solo, ci saranno favoreggiamenti per le dirette concorrenti, perché l'Italia vuole questo. L'Italia inteso noi italiani, ma l'Italia calcistica, chi dirige il teatro, vuole questo, ragazzi. E ripeto, è una storia veramente già vista e rivista. Ci pigliavano per il culo ripeto, del rumore dei nemici. O di altri neologismi che ha tirato fuori il grande Mourinho, ma era tutta verità. Mourinho si abbraccia con Materazzi e piange fuori dal Bernabéu perché sapeva di aver fatto qualcosa di straordinario. Tu fai la stessa cosa al Real Madrid, non piangi, fai la stessa cosa alla Juve, non piangi. Piangi se sai, se entri nell'ambiente Inter e sai tutto quello che ci gravita attorno. Va bene? Straordinario, fantastico. Le nostre vittorie valgono il triplo rispetto a quello delle altre. Ricordatevelo. Quindi, 14 giornate, ci aspettano 14 giornate di fuoco. Prepariamoci perché da qua a fine maggio proveranno a destabilizzarci in ogni modo, sul campo e fuori. Dobbiamo combattere non solo con la squadra contro cui giochiamo la domenica o il giovedì, o insomma, quando giochiamo, ma contro tutto quanto. Preparatevi, ripeto, preparatevi, fegati forti, forza Inter, cazzo, e andiamo dritti verso sto obiettivo.